qualche perplessità e incertezza reciproca. E quante volte ho parlato con sua moglie, con più cordialità, perché Don Cato era scontroso, distaccato ma presente, uno strano artista, presenzialista, anche e soprattutto alle cose di altri, e insieme distaccato da tutto. Ricordo la cosa che più mi colpì di tanti anni di quadrivisti di Turcato e di incontri, di questi incontri occasionali, un po' diffidenti. Certamente in lui c'era curiosità e anche stima per il mio lavoro, ma perplessità e diffidenza rispetto al fatto che io non mi ero e non mi sono mai completamente convinto della strada che non lui soltanto, ma molti artisti hanno scelto nel dopoguerra, che è quella di diventare obbligatoriamente moderni. È certo che è inevitabile essere moderni per uno che lavora nel suo tempo. Il suo tempo è il nostro, la modernità, la contemporaneità. Ma moderno ha significato dal 1948 in avanti astratto. Chi non era astratto non era moderno, era antimoderno. Turcato, così come l'odiatissimo da lui Emilio Vedova, così come San Tommaso, hanno capito che non c'era altra strada per una pittura anche sensuale, luminosa, sensibile, che scegliere la strada dell'astrazione. E questo naturalmente li ha ricompensati fino all'inizio degli anni Ottanta, quando una grande mostra di Balthus a Venezia ha riaperto la strada ai pittori figurativi. E si è capito che era possibile, o era stato possibile, anche nella demonizzazione, della damnatio memoriae, per alcuni continuare a dipingere delle figure, delle immagini umane. Certo, in Italia c'era stato uno che per ragioni politiche aveva potuto fare il realista, odiato da tutti, antagonista di tutti, ma riconosciuto, che era Renato Guttuso. Renato Guttuso era, se possiamo dirlo, l'antiturcato, così come l'antivedova, così come l'anti-San Tommaso. Era guardato come un nemico, ma era ideologicamente vicino e si era consentito a tutti di stare con il cuore a sinistra e di dipingere in un modo difficile e intellettuale e quindi astratto, e quindi rischiare di non essere popolari. A Guttuso invece era imposto, o gli era consentito una libertà superiore, di essere comunista e di essere popolare. Ho fatto queste considerazioni preliminari per dire che il momento della verità per Turcato, dopo anni difficili di affermazione e di stima in circoli ristretti, verso gli anni Ottanta, anche a Turcato tocca un riconoscimento pressoché universale, una consacrazione, a cui lui non era preparato, e quindi si continuava a girare per le gallerie, per le mostre, come se non fosse perfettamente convinto di quello che stava capitando, cioè che veniva consacrato, diventava un mostro sacro della pittura di questo secolo. La consacrazione fu, come accade spesso, nel dialogo con la moda. Ricordo una mostra di Turcato insieme al Sarto artista Cappucci. L'idea era stata quella di mettere insieme alcuni quadri eternamente astratti di Turcato e questi abiti barocchi, ma rigorosamente razionali, invenzioni singolari ed eccentriche di Cappucci, dove l'artista più bizzarro e più inventivo sembrava
piuttosto il sarto che non il pittore, perché Turcato mostrava nella scelta rigorosa dell'astrazione un rigore nazionale, un ordine, una misura che lo facevano diventare, non dico accademico, ma certamente perfettamente normalizzato. In uno, il sarto era come uno scultore di invenzioni straordinarie, eccentriche, barocche. L'altro invece era il classico del Novecento, a metà strada fra spazialismo informale, astrattismo, in un dialogo ulteriore e rimandato, non esplicito, non dichiarato nell'incontro con Cappucci, con Lucio Fontana. Lucio Fontana è stato, come molti sapranno, il pittore dei tagli, quello che ha eliminato la superficie della tela per andare oltre, per trovare Dio, per trovare qualcosa di metafisico oltre la tela. Analoghe cose ha tentato Turcato, ma in maniera meno radicale, e sempre pensando che la superficie è materia splendente, è vita, non è soltanto un'idea. La tela non è un luogo dove tu scarichi le tue idee. La tela è qualcosa che ha a che fare con i sensi, che deve essere bella, vibrante, mossa, decorativa. Allora, qui abbiamo alcune testimonianze di questo artista. Allora, ecco che queste opere, questa degli anni 50, questa degli anni 60 e questa verso la fine degli anni 60, sono opere che hanno un unico schema mentale, che è quello di una visione astratta e lirica insieme. L'astrazione può avere due o tre caratteri, un carattere assolutamente razionale, ed è l'astrazione di Mondrian, l'astrazione geometrica pura. Una che è l'astrazione che ha avuto il suo pittore più eroico in Jackson Pollock, il pittore americano, di cui forse il corrispondente italiano è appunto Emilio Vedova, l'antagonista, il nemico di Turcato. Si può dire per la pittura di Vedova, come per la pittura di Jackson Pollock, che si tratta di action painting, cioè pittura d'azione. Il pittore cammina sull'opera, colpisce con il suo corpo, scarica la sua energia in segni astratti o informali, e noi sentiamo che sulla tela c'è una vitalità formidabile che è azione. Turcato sceglie un'altra strada ancora, quindi è ritenuto impossibile il percorso realistico di Guttuso, quello tenuto fuori. Considerata la grande ricerca astratta di Mondrian un riferimento lontano, e comunque un riferimento ideologico, il rifiuto più forte è quello per una pittura astratta o informale d'azione. La pittura astratta di Turcato è pittura di contemplazione, è pittura lirica, è astrazione lirica. E voi guardate in queste mosche cinesi come il recupero di un segno orientale, con questa idea di una scrittura quasi, pittura che è scrittura, ideogramma, l'ideogramma che è già di per sé immagine, che diventa pittura, che con un decorativismo assoluto, che forse è proprio la sigla di Turcato, quella che meglio lo caratterizza, splende in tre punti, questi tre punti di rosso, pura luce, che sono il modo con cui il pittore dice: io devo seguire il flusso del mio pensiero, anzi delle mie emozioni. Queste emozioni si stampano sulla tela, sono un arabesco, sono un ideogramma, sono astrazione, ma io, lui era mantovano, ma aveva una sensibilità
molto vicino al mondo veneto, e forse in questo affine a un altro che sicuramente non gli piaceva, ma che gli era vicino, che era San Tommaso, occorre far sentire il colore, far sentire che il colore vive, far sentire che c'è una gabbia astratta, che è la mia visione, il mio sogno, ma lì, come pietre preziose, come rubini, o altrove come smeraldi, splendono dei tasselli di colore. Ed ecco allora che questa è come la montatura di un gioiello, dentro cui stanno tre punti luminosi, rossi. Rossi languenti, rossi come potrebbero essere nella poesia di Nino Campana, qualcosa di visionario, qualcosa di onirico. Ecco, astrattismo onirico, c'è un realismo onirico e c'è un astrattismo onirico. Allora non mancherà di colpire che questo stesso motivo, diversamente disposto, dei tre punti rossi, di queste tre fiamme, in questa trama assolutamente libera, non razionale, del tutto, come accade nei sogni, svincolata dalla logica, ritorna in quest'altra opera ancora più preziosa. Ebbene, anche qui, dove su questa superficie sono incollate carte o addirittura monete, 1.000 lire, 2 lire, e dove vediamo che la superficie è screziata da questi frammenti di carta, abbiamo tre macchie di colore, le stesse che erano qui, che ritornano in quest'altro dipinto, sono frammenti di carte che hanno una funzione cromatica assoluta e galleggiano nel vuoto. Ecco, qui non c'è, diversamente da mosche cinesi, in questa composizione spaziale, astratta, né un'immagine riconoscibile, né un discorso razionalmente ricostruibile, così come accade nell'opera di Mondrian. C'è un'emozione pura, un'emozione cromatica pura, ottenuta attraverso tre punti rossi. Ora, capite che in una ricerca come questa è evidente che Turcato sente dei grandi ancêtres, dei riferimenti alle sue spalle, come Kandinsky soprattutto, come Miró, dei lirici, ma da Kandinsky e da Miró si distingue perché arriva ancora più in là, estenua il lirismo, è come se la realtà non esistesse, ci fosse soltanto una emozione pura che attraversa il corpo dell'artista e dal suo corpo si imprime sul dipinto, sulla tela. E alla fine di questo percorso si può arrivare a un'opera come questa, la vedete, una superficie che sembra lunare, sembra un pezzo di luna, una superficie molto vibrante, che fa venire in mente opere concomitanti di artisti come Burri, come Tapies, con materie che sono la terra, che sono... Uno lo guarda bene e questa invece è una gomma piuma. Riesce, con un procedimento molto strano, a rendere naturale ciò che è meno naturale. Una superficie plastica, una superficie che è fatta di una materia sintetica, non naturale, ma ci lavora sopra fino a restituire alla natura ciò che invece è artificiale. Questo voleva Turcato, far splendere qualunque materia, anche la più vile, anche la più miserabile, anche il linoleum, così come la carta, farla vibrare, farla diventare viva. Ecco, in questo forse il pittore che gli è più vicino è il grande informale americano Jackson Pollock. Abbiamo qui adesso tre opere di Giulio Turcato tra gli anni 80 e gli anni 90, in cui la sensibilità e forse neppure l'intenzione di dialogare con Jackson Pollock sono assolutamente evidenti. Dico la sensibilità, come se in un transfert lui sentisse vivere dentro di sé quello che Pollock aveva fatto negli anni 50. Non l'intenzione, perché è certo che egli conosceva bene l'opera di Pollock. Io stesso ricordo di aver visto Turcato alto, in
quelle tante occasioni in cui ci siamo incontrati tra diffidenza e sospetti, anche davanti a un quadro di Jackson Pollock, nella, più di un quadro di Jackson Pollock, nella collezione di Peggy Guggenheim. Incontrai la Guggenheim a Venezia alla fine degli anni 70, stava in questa casa veneziana bellissima, luminosa, fra i quadri degli artisti che aveva amato, che aveva conosciuto, che aveva frequentato. Dopo la sua morte questi quadri sono diventati delle reliquie in un museo. Nel corso dei suoi lunghi soggiorni veneziani, Turcato molte volte è entrato alla fondazione, alla casa Guggenheim, e ha visto quadri molto simili a questi, su cui come un filamento d'argento correva il colore, esattamente come quello che qui si vede, e avrà osservato questi quadri non pensando di riprodurli, ma sentendo che essi erano dentro di sé. E faccio fatica, vedendoli, a immaginare che essi siano omaggi a Jackson Pollock. Essi sono continuazione di quella sensibilità. E allora, se prima abbiamo visto Turcato che animava anche la materia più inerte, facendola diventare materia organica, qui vediamo che su una superficie preparata, con questo arancio squillante, egli fa cadere gocce di colore, con quello che si chiama il dripping nella interpretazione di Pollock, a macchia, e poi in un filamento, in un'idea di arabesco, che sono quella idea dell'informale che non è mancanza di forma, ma mancanza di una forma premeditata. Nel senso che dentro Turcato c'è questa immagine, ma non può essere stampata in modo meccanico, ordinato, razionale. Deve uscire come un urlo forse in Pollock, qui più che un urlo è un canto lirico. E allora ha una sua armonia di forma non premeditata. E vedete come, senza che sia possibile calcolarlo, perché non è un colore che si può ordinare, il rapporto fra le macchie grigie e le macchie rosse su questo arancione è perfettamente equilibrato. Si compone con una misura assolutamente certa. È come l'aria cantata da un tenore, in cui la bellezza della voce è più importante delle parole. Ecco, in lui questa tensione lirica assoluta, quella che abbiamo visto anche nelle opere degli anni 50 e nelle opere degli anni 60, Turcato era partito, come molti, nella prima parte del secolo, negli anni 35-40, era partito come un pittore figurativo. Era nato nel 1912 e aveva sentito fra gli artisti della scuola romana, più vicino di tutti a lui, quello più sensibile, più emotivo, Mario Maffay. E aveva prodotto paesaggi nel gusto di Maffay. Da quei paesaggi esce un umore del colore, umore puro del colore, che è quello che troviamo in opere come questa. Nel dopoguerra, tra il 47 e il 48, Turcato è a Parigi. E a Parigi naturalmente studia e guarda le opere che erano lì, erano state consacrate ormai da tempo, di Kandinsky e anche dell'italiano Alberto Magnelli. E quindi entra nell'ordine di quell'astrattismo, quello di Kandinsky soprattutto, che ha una sua dimensione lirica naturale, un istinto puro, un canto. E poi, alla Biennale di Venezia nel 48, noi troviamo Turcato con il Fronte Nuovo delle Arti, e quindi a fianco di San Tommaso, a fianco di Vedova, ma soltanto a partire dagli anni 60, egli comincia quelle superfici cosmiche che qui hanno, tra anni 80 e anni 90, la guerra del 95, il loro punto di più alta coerenza. Perfino con la gomma piuma, con
gli itinerari cromatici con questo effetto a gomitolo, quello che vedete qui, questa specie di intreccio di colore, di colate di colore, perfino in opere come le gomme piume, abbiamo visto, egli riesce a rendere preziosa la materia. Qui gli è più facile, perché prepara una superficie omogenea, arancio, grigio, l'arancio ricorre molto, e su quella fa splendere un colore che viene disteso, come preparando una stoffa preziosa, e se qui l'effetto del dripping all'Apollo, che è quello di un intreccio di due colori puri, il rosso e il blu, come macchie di inchiostro sulla superficie grigia, in questa che è un'opera della sua attività estrema, ciò che gli interessa è far splendere la materia, farla diventare fosforescente, come fosse pura luce. Ecco, in questa pura luce, in questo bagliore delle sue opere tarde, Turcato raggiunge l'estasi, come un mistico che tutta la vita ha cercato di vedere la luce di Dio e di lasciarne una traccia sulla tela. In questo la sua opera è perfettamente coerente, lirica pura, ascesi assoluta, misticismo. Ecco, possiamo dire, per dare una parola al senso dell'opera di Turcato, che la sua è come l'opera di un mistico, è l'ascesi verso la luce, un continuo tentativo di depurare la pittura di ogni scoria e farla diventare pura luce e puro colore. Questi quadri quindi sono una estasi cromatica che è il segno di una lunga vicenda che a partire dagli anni 40 e attraversando gli anni 60, gli anni 70 in maniera assolutamente coerente arriva alle soglie della fine di un secolo come questo, in una trasformazione del colore in luce assoluta, un bagliore che è come quello di una stella o del sole. Ecco, delle opere che vedete.